Ad accogliere i visitatori al loro ingresso alla mostra è un imponente Mosè, copia in gesso della statua di marmo di Michelangelo Buonarroti, visibile nella Vento forte e maltempo nella zona collinare del Friuli. In serata e in mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti tra Tarcento, Tricesimo, Reana, Lusevera, San Giovanni al Natisone, Maiano, Gemone e Artegna per alberi sulla carreggiata, rami, pali pericolanti. Una corriera che stava raggiungendo l'Alta Valtoria attraverso Villanova delle Grotte ha dovuto deviare per la presenza di una pianta che bloccava la carreggiata. Piante sulla strada anche in Varresi, a Maiano e a Forgaria. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Disagio la viabilità sulla nuova rotonda di Dignano per lo spostamento a causa del vento delle barriere di plastica poste a delimitazione della rotatoria. Nel Friuli occidentale alberi caduti sulla sede stradale a Castelnuovo del Friuli Vito d'Asio Cavasso Nuovo, in zona industriale a Maniago e a Travesio i pompieri sono intervenuti per riparare il tetto della sede del municipio dove alcuni elementi della copertura si sono staccati e sono stati trasportati dal vento fino al centro del paese. Nessuno è rimasto ferito al lavoro i distaccamenti di zona dei vigili del fuoco e quattro squadre di volontari di protezione civile con 15 persone anche per il monitoraggio del territorio. A Cavazzo Carnico.
Lo storico leader della CGIL Maurizio Landini e l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono si sono incontrati a Trieste nella Fincantieri Newsroom, incontro inserito all'interno di Link 2019, il festival del buon giornalismo che nel tendone di Piazza Unità ha visto i due big discutere sulla situazione economica italiana, dell'operato del governo e delle prospettive future del mondo del lavoro nazionale. Se fosse il governo, ha ricordato Bono, lancerei un grande piano per la formazione, una formazione che parta dalla scuola per poter riformare tutto. Oggi come oggi non produciamo ricchezza e siamo alle prese con il debito prodotto del passato. Il problema è che dobbiamo produrre ricchezza, ma non solo in Italia e in Europa, bensì nel mondo, in virtù del fatto che se non lo facciamo noi, lo faranno altri popoli attraverso la globalizzazione o la finanza. Secondo Bono è sempre un problema di prospettiva. L'Italia, l'Europa e il mondo non hanno coesione. Dobbiamo capire che se le imprese hanno deficit importanti di infrastrutture rispetto agli altri paesi, finiranno per chiudere. Lo storico leader di CGIL, Maurizio Landini, ha risposto all'amministratore delegato di Fincantieri, sottolineando come oggi ci sia un problema centrale, vale a dire rimettere al centro il lavoro. Tutto ciò significa avere un'idea di futuro, investire, produrre e non pensare a cosa succede domattina, bensì ragionare su che tipo di paese ci servirebbe da qui a 15-20 anni. Provate a chiedere ai giovani qual è l'aggettivo che associano alla parola lavoro e precarietà, non dignità, ricordato Landini. Se vuoi ricostruire il senso del paese devi anche offrire qualcosa, in ragione del fatto che avere diritti vuol dire anche avere il dovere di fare al meglio il lavoro che hai. Questo è evidente, secondo Landini, per il fatto che se Fincantieri dice di essere così brava a chiudere accordi con altri paesi, allora che lo si faccia sapere anche ai dipendenti, riferendosi ad un aumento dei salari. Chi governa deve avere la responsabilità di indicare una prospettiva e rimettere al centro la questione salariale. Ad accogliere i visitatori al loro ingresso alla mostra è un imponente mosè, copia in gesso della statua di marmo di Michelangelo Buonarroti, visibile nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. Da quel momento in poi è un crescendo di emozioni, perché ciascuna della quarantina di opere esposte ad Illegio è in grado di suscitare in chi le guarda con attenzione riflessioni e ricordi personali. E ciò è ancor più vero quando a guidare il pubblico è il curatore, Don Alessio Geretti. Così è stato per i primissimi visitatori della 15ª Mostra Internazionale d'Arte di Illegio, che ha aperto i battenti domenica e proseguirà fino al 6 ottobre. Le opere d'arte, italiane ed europee, arrivano dai più importanti musei pubblici e da collezioni private. Sono legate al tema scelto per questa edizione, Maestri, le figure che ci hanno insegnato a vivere. La mostra è una collezione di 40 opere da 8 paesi d'Europa, affascinanti, 9 secoli di storia dell'arte, con firme altissime come Raffaello, Giovanni Fattori, Picasso, Michelangelo, e un'opera che potrebbe anche essere un Caravaggio inedito, e lo stiamo studiando, accanto ad altre, magari di autori meno noti, ma capaci di commuovere, di rievocare dentro di noi la memoria di quando noi eravamo a scuola o abbiamo avuto la fortuna di incontrare dei grandi maestri nella vita. Si tratta di oltre 6,4 milioni di euro che la liquidazione di Iris ha consegnato ai 25 comuni della provincia di Gorizia, un'azione conclusasi qualche settimana fa con successo. In modo molto virtuoso i comuni hanno deciso di l'incasso originario, no, di diluirlo in tutti questi anni. Quindi finora complessivamente abbiamo liquidato 73-74 milioni di euro. Adesso hanno con una scadenza che potrebbe essere 2-3 mesi, no? Perché ci sono degli obblighi normativi al riguardo, incasseranno, secondo un piano di ripartizione che è stato approvato, no, dagli stessi consigli comunali e dall'assemblea dei soci, incasseranno dei residui circa 6 milioni di euro, e poi la quota azionaria in possesso di Iris di APT, ecco, che vale a patrimonio, valutata col metodo del patrimonio netto, un 6 milioni e mezzo di euro. Ecco. E questi sono gli ultimi aspetti, no, che si chiuderanno. Beh, per la parte azionaria è già in corso la trascrizione dei nuovi soci sul libro dei soci di APT, quella immediata.
Noi ci occupiamo di sistemi di protezione da scariche atmosferiche. E, diciamo che il Matching Day è un qualcosa di un'opportunità praticamente per le aziende per poter proprio conoscerci e creare network fra aziende e collaborazioni. Noi in Italia abbiamo dai 20 morti ai 300 feriti a causa dei fulmini con i cambiamenti climatici. Quello che accade è che la gente viene colpita prima che arrivi il temporale praticamente sul posto. La tecnologia che è stata creata serve proprio a fare in modo che la gente rientri negli stabili e eviti praticamente questa tipologia di incidenti. E utilizziamo tecnologie come l'intelligenza artificiale per sviluppare bot in grado di ottimizzare e automatizzare i processi aziendali. Sì, sono un ottimo luogo per ottenere feedback sui progetti, sui prodotti che realizziamo e trovare partner eventuali per distribuire i nostri prodotti ad altre aziende nel mercato. È una piattaforma di crowdfunding che dà la possibilità alle piccole e medie imprese di raccogliere denaro online molto facilmente, con un processo molto più veloce in confronto a quello tradizionale bancario. Ne è una grande opportunità, c'è la possibilità in poco tempo di incontrare tanti nuovi imprenditori, tante aziende con cui creare partner e riuscire a aumentare il bacino di possibili clienti futuri. Per trovare dei partners molto interessati allo sviluppo di progetti con la nostra azienda e dei partners anche che siano anche fuori dalla regione, quindi ci interessa anche il trasfrontaliero e abbiamo visto che qui ci sono anche delle aziende slovene.